Partiamo dall'ufficialità, finalmente c'è il primo volto nuovo del Pescara 2022-2023, si tratta di Lorenzo Milani, terzino sinistro, classe 2001, è stato prelevato a titolo definitivo dalla Pontedera, oggi ha sostenuto le visite mediche Milani e ha posto la firma sul contratto triennale. Clemenza ha detto sì all'Entella e ha sbloccato Lescano, anche questa è un'operazione molto importante, una notizia dunque positiva perché Lescano a breve sarà ufficializzato al club biancazzurro, attaccante argentino classe 1996, è andato in doppia cifra nelle ultime tre stagioni con l'Entella 10 gol, con la Samb 12 e tre stagioni or sono con la Sicula Leonzio 13 gol complessivamente tra campionato e Coppa Italia. Per quanto riguarda invece Simone Della Latta, centrocampista classe 93 della Padova, non c'è ancora l'intesa con il giocatore ma non dovrebbe essere un problema, è pronto un contratto biennale quasi fatta per Luigi Cuppone, accordo ad un passo con il Cittadella, la formula prestito con obbligo di riscatto se l'ex Casertana e Potenza realizzerà 15 gol la prossima stagione con la maglia del Delfino oppure se il Pescara salirà in Serie B. Al regista Salvatore Pezzella, lo scorso anno al Siena di proprietà della Roma, sarebbe interessato un club di Serie B, dunque si è registrata diciamo così una frenata tra virgolette da parte della classe 2000, ma attenzione perché qui c'è l'accordo totale sia con la Roma proprietaria del cartellino che con il procuratore del giocatore Patrick Bastianelli. Quasi sfumato invece l'ingaggio del 33enne trequartista Pasquale Maiorino, il fantasista è ancora legato da un anno di contratto alla Virtus Francavilla, vuole un biennale mentre il Pescara ha proposto e non ci saranno alternative, diciamo così, a questa proposta, un anno con opzione e quindi a questo punto è quasi sfumato l'ingaggio di Maiorino. Sono andate a segno le nostre anticipazioni, Paolo, perché per esempio Mattia Saccani, siamo quasi allo scambio dei documenti con il Sassuolo, lo scorso anno era la Vispesa, laterale destro, a breve sarà ufficializzato, e poi il portiere Niccolò Chiorra, classe 2001, lo scorso anno al Taranto, 35 presenze, campionato da protagonista, scuola fiorentina ma di proprietà dell'Empoli, arriverà in prestito secco. Per sbloccare la maxi operazione col Monza, Sorrentino deve trovare diciamo così l'intesa con il club brianzolo, tutto è rimandato alla giornata di mercoledì, però insomma questo ostacolo sarà sicuramente superato. Infine ti ricordo lo speciale calciomercato questa sera su Rete 8 e su Rete 8 Sport, dunque canale 10 e canale 75, per parlare le ultime novità di mercato con Giovanni Tontodonati in studio. A te.